Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo entusiasmante, bellissimo, imperdibile e che salverà i destini del mondo video della premiata ditta 55, Winston 55. Yeah, baci, abbracci. Antonio, sono stato abbastanza enfatico, enfatizzato un po' l'inizio di questo video. Non lo so, io un aggettivo in più l'avrei aggiunto, voi che ne dite? Scrivete un aggettivo da aggiungere in più a questa introduzione. Sì, allora, che video è quello di oggi, caro, simpatico, fidato, intelligente Antonio? Se dici un altro aggettivo ti sbatto la cartelletta addosso, okay. Sono dolcissimo. Bene, questo è un video sui consigli utili e pratici da utilizzare in cucina che derivano dalle tante domande che avete scritto sotto alle nostre ricette. Sì, diciamo che questo è un video FAQ, è un video risposte frequenti che ci fate sotto le nostre ricette. E la prima domanda, regina, che ci fate sempre. Ragazzi, qui apriamo proprio capitoli. Io utilizzerei due parole, uno slash, gelatina slash agar agar. Allora ragazzi, veramente, allora, a parte gli scherzi, la domanda principessa che ci fate sempre è sì. Sì, la gelatina, ma io vorrei, è necessario utilizzarla, e con che cosa posso utilizzarla? A me la gelatina non piace, che posso fare? Come la posso sostituire? Caro Mauro e Antonio, datemi una risposta risolutiva. Allora ragazzi, la gelatina nella 95% dei casi dove noi la impieghiamo è necessaria, diciamo. Sì, molte volte la utilizziamo per fare queste specie di torte fredde che proponiamo, per esempio esatto, la torta quella alle fragole, la torta mossa alle fragole, sì, ecco. Certo, me la ricordo, l'abbiamo fatta noi, quindi me la ricordo, ecco. Benissimo, ecco. E appunto molti di voi dicono: come la posso sostituire? Ragazzi, la sostituzione ideale da fare per la gelatina, che è di origine animale, è con l'agar agar. Antonio, fai il Piero Angela della situazione. Che cacchio è sto agar agar? Molto semplicemente, la agar agar è un gelificante di gelifica di origine naturale, sì, deriva da un'alga. Molti di voi appunto sono a conoscenza di questa, dell'esistenza di questo gelificante di origine naturale, e dicono: bene, e con che dosi bisogna sostituirlo? Allora, purtroppo ragazzi, l'agar agar è un ingrediente fituso, no, chiamiamolo così, ma non perché di per sé non faccia il suo lavoro, ma soltanto perché non ha sempre lo stesso potere gelificante. Quindi quello che noi diciamo sempre e rispondiamo nei commenti è quello sempre di girare la confezione magica e sessuale di agar agar che avete acquistato. Una delle cose più semplici che si possano fare. Sì, e di vedere loro che quantità di appunto agar agar, che so, consigliano per gelificare, che so, mezzo chilo di preparazione. Esatto. Perché purtroppo l'agar agar non è tutto uguale, cioè dipende da che agar agar utilizzate, se ne deve utilizzare di più o di meno. Quindi ragazzi, non è che non vogliamo... Esatto, cioè non è che siamo noi fidusi, che non vi vogliamo dire quanta ne dovete utilizzare. Ecco, ma è un ingrediente in sé che è fituso, e quindi quello che io vi consiglio è comprate più o meno sempre una stessa marca di agar agar. Sì, esatto. Fate, che so, una ricetta in cui voi siete sicuri, che so, la panna cotta, una ricetta senza, e sperimentate mettendo di più o di meno, appunto, dell'agar agar del produttore, che il produttore ha fatto, e vedere il suo potere gelificante. Perché mentre la gelatina, diciamo, è un ingrediente par condicio, cioè più o meno è sempre quello il suo potere gelificante, per la gara gar non è così. Ok, quindi questa domanda, abbiamo svelato i misteri della gara. Okay. E ora, sempre per parole chiave, procediamo. Io utilizzerei queste parole chiave: mascarpone, panna e panna zuccherata. Ok, ragazzi. Allora, molti di voi non lo sanno, ma esiste, cioè la panna non è solo panna o pla, che tra l'altro non è proprio panna, ma è
un derivato di origine anche lì vegetale. Esiste anche la panna di origine, cioè la panna di origine animale, che animale realistica. Ora alcuni di voi diranno: Mauro, ma stai dicendo che bella scoperta, la scoperta dell'acqua calda? Ma sappiate che molti non lo sanno, quindi sappiate che c'è in commercio proprio la panna, non so come dire. E vi voglio dire di più, ragazzi, che non è zuccherata. Non è zuccherata. E che trovate, e forse anche per quello, perché la trovate nel banco frigo del supermercato. Perché molti veramente mi fanno sta cosa. Dice, vabbè, ma la panna fresca. Ma dove la trovo? Ma dove la trovo? Dentro al supermercato, nel banco frigo in genere. Sì, è vicino al latte. È vicino al latte e allo yogurt. Allora, perché noi la preferiamo e le impieghiamo sempre nelle nostre meravigliose ricette, Antonio? Perché appunto possiamo decidere noi, diciamo, sia il grado di zuccherazione della panna, sia perché per il mio gusto è un po' migliore, così può dire. Non lo so, ci piace di più. Così, diciamo, ecco, la togliamo più ambivalente, sì, più versatile. Quindi puoi mettere più o meno zucchero. E invece se dici, ma moltissime ecco, domande. E molti dicono, sì, ma con la panna fresca io ho difficoltà a montarla. Con la panna fresca sì, mi si monta, ma si smonta subito. Se voi ci fate caso, quando noi nelle nostre stupende ricette usiamo la panna montata, aggiungiamo sempre che cosa, Antonio? Qualche cucchiaio, uno, due, tre, massimo, poi dipende, di mascarpone. Allora, questo mascarpone non ha, diciamo, lo scopo di fare qualcosa di diverso alla panna, se non a quella di farla montare meglio, più velocemente, ma non solo, di farla durare di più in frigo. Cioè, esempio, se io faccio una torta oggi e esempio la devo servire domani, se io uso una panna montata semplice così in natura, senza mascarpone, diciamoci sì, senza mascarpone, purtroppo la panna, come giusto che sia, tende un po' a cedere e a sciogliersi. Mentre se tu metti, caro tu che mi stai seguendo, una cucchiaiata di mascarpone, poi dipende anche dalla ricetta, ecco, questa panna non solo praticamente avrà un gusto comunque normalissimo, ma avrà il pregio di resistere di più, insomma, all'interno del frigo, diciamo, ecco perché mettiamo il mascarpone. Quindi, in sintesi, gli dà più struttura. Sì, ecco. State attenti però che più mascarpone mettete, meno fluffosa rendete la panna. Quindi noi consigliamo di metterne poca, è giusto quello che serve appunto per rendere questa panna quasi leghista, cioè una panna che ce l'ha. Andiamo avanti. Ecco, okay. Lo pla va benissimo, potete sostituirla. Ok, va benissimo, perché molti di voi comprano lo pla. Tra l'altro è comoda perché si viene in dispensa. Ciao core. Sì, ecco, l'unica cosa, quando volete utilizzare lo pla nelle nostre ricette, dove noi apparentemente non lo usiamo mai, usiamo sempre la panna normale, non mettete zucchero nella preparazione. Perché è già zuccherata. Perché la pla è molto già zuccherata. Quindi, insomma, potreste rischiare che le preparazioni vi vengano eccessivamente stucchevoli. E anche questa è fatta fuori. Poi. E ora qui abbiamo un altro capitolo. Quante domande che dice? Diciamo tante. Allora, l'utilizzo degli elettrodomestici e quindi del frigo del forno nelle preparazioni. Ok, ragazzi, noi abbiamo forse finito oramai di dirlo già da 2-3 anni. Ma come molte volte sento dire spesso anche da altri youtuber, quando dicono, che so, cuocete la torta per mezz'ora a 180 gradi, esatto. Ma state attenti perché ogni forno è a sé. Ebbene, ragazzi, ve lo ribadiamo anche noi. Noi diamo sempre sia delle temperature che delle tempistiche che sono indicative. Quindi potrebbe essere che magari il vostro forno, che so, a 180 gradi, magari ha bisogno di essere posizionato a 190, magari non in classici 30 minuti, ma magari 35-40. Quindi, ragazzi, mai come nella cucina,
e negli elettrodomestici ogni elettrodomestico è a sé. Primo fra tutti il forno, quindi quando ci scrivete ah ma l'ho fatta cuocere per mezz'ora ma era ancora cruda e l'ho dovuta fare cuocere altri 10 minuti in più, giusto, avete fatto bene. Non a caso noi diciamo sempre, per esempio, prova stecchino, ecco, ragazzi, alcune volte diciamo fate la prova stecchino. Ma perché noi parliamo di elettrodomestici? Perché anche più o meno una cosa analoga accade è per il frigo. Ovvero, non tutti i frighi hanno la putienza raffreddante, diciamo, analoga. Ecco, quindi quando noi diciamo mettete la torta in frigo, per esempio, appunto, torte gelatine e via discorrendo, esatto. Sempre la famosa torta alle fragole. Te la ricordi la torta alle fragole? Sì, credo che l'abbiamo fatta noi. Ok, quando noi diciamo mettete la torta in frigo per 4-5 ore, magari potrebbe essere che il vostro frigo è settato in una maniera particolare o è magari un po' meno potente, più leggerello, un po' più così, o anzi al contrario, un po' più nuovo, più prestante, ecco, esatto, e invece i tempi cambiano, quindi ragazzi, quando anche utilizziamo appunto raffreddamento in frigo, cottura in forno, ma anche tipo tempo di montaggio con lo sbattitore elettrico della panna, diciamo, monta per almeno 5 minuti. Ragazzi, sono sempre tempi indicativi. Diciamo che forse fa più fede, e noi spesso ve lo diciamo, che so, monta la panna, non lo so, più morbida oppure meno morbida. Ecco. Quindi, ecco. Ma infatti noi cerchiamo sempre nelle nostre ricette di metterlo, cioè, mettiamo esempio, monta la panna per 3 minuti fino ad ottenere, esempio, una panna morbida, oppure monta la panna per 5 minuti fino ad avere una panna ben soda e dura come il marmo. Allora, diciamo, ecco, un'altra cosa, scusami, è forno ventilato o forno statico? Così concludiamo questa vicenda. Terminiamo appunto sempre la domanda, ma io il forno ventilato e voi dite statico, io ho il forno statico e voi dite... Qui in 2 minuti la chiudiamo questa vicenda. Chiudiamo. Allora, forno ventilato e statico vanno bene entrambi, e molti forni moderni oramai hanno sì, proprio l'opzione. Tra l'altro pure il forno di 55 Wilson 55 ha la doppia opzione. Allora, bisogna sapere più altro quando utilizzare il forno statico, quando utilizzare il forno ventilato. Allora, il forno ventilato appunto aziona anche una meravigliosa ventola all'interno del vostro forno che serve, diciamo, a far circolare in maniera più poderosa e più sessualmente dirompente il calore all'interno del forno. Esatto. Quindi cosa succede? Questa aria calda, diciamo, cuoce i vostri cibi. Quindi per che cosa è indicato il forno ventilato? Le frolle, che so, volete fare delle patate al forno con una crosticina croccantissima e scrocchiarella sotto i denti, bene, usate il forno ventilato, oppure, che so, una crostata, i biscotti, non so se l'avevo detti, la mia vecchia Yavanza, ecco. Insomma, per tutti questi appunto cibi che giovano dal fatto che l'acqua venga tolta con poderosa e mascolina potenza. Il forno invece ventilato serve appunto serve per tutti quei per tutte quelle preparazioni che invece è importante che conservino la loro sofficità e il loro grado di umidità, quindi che so, penso al pane, a tutto ciò che è lievitato, oppure che so, anche alle lasagne, per esempio, quando vi dite le lasagne, ho cotto le lasagne e mi sono venute secche, asciutte, bene, forse è perché avete utilizzato il forno giusto ventilato. Scusate, mi sto un pochettino incartando. Quindi ragazzi, in linea di massima, se diciamo non volete ragionare troppo su quale delle due tipologie di forno utilizzare, è sempre meglio andare con lo statico. Ecco, con lo statico più o meno andate sul sicuro, non si sbaglia mai, ma se proprio avete il forno ventilato, magari state attenti un po' con le temperature, magari diminuitele un pochino, diminuitele un pochino e diciamo non dovreste avere problemi. Comunque Antonio, su tutte queste cose che abbiamo detto, se comunque continuate ad avere qualche dubbio,
dubbio. Sì, sì, scrivete nei giù commenti, nei commenti. Ovviamente anche se ne avete di altri, siamo e anche se ne avete altri, appunto. E noi con le nostre bellissime ditine e con i nostri stupendi cervelli vi risponderemo. Ora Mauro, tu sei siciliano, giusto? Ok. Spesso capita che fai delle preparazioni utilizzando lo strutto. Ecco, lo strutto, parliamo dei grassi nelle ricette. Grassi e sostituzioni nelle ricette. Quante richieste di sostituzioni di grassi ci arrivano sotto le nostre ricette? Sono tra le più frequenti. Sì, sono tra le più frequenti. Soprattutto quando utilizziamo il burro. Quando utilizziamo il burro, il burro è troppo grasso, preferisco utilizzare l'olio. Allora ragazzi, il burro paradossalmente intanto è un po' meno grasso del a pari peso dell'olio, perché 100 grammi di burro c'è acqua, c'è lattosio, c'è latte e ci sono i grassi del burro. Mentre 100 grammi di olio sono 100 grammi di grassi. In linea di massima si può sempre sostituire il burro con l'olio e viceversa. L'unica cosa è sempre tenere a mente appunto che 100 grammi di burro effettivamente non corrispondono a 100 grammi di olio, ma esatto, circa 80 grammi di olio, quindi esatto, dovete un po' diminuire la quantità di olio. Ci sono però alcune ricette, ecco, dove effettivamente il burro è necessario, e sono tutte quelle ricette dove appunto si prevede una montata di burro. Esatto. In questo momento mi viene la torta 4/4. La 4/4, ovvero la torta zebrata. Esatto, noi l'abbiamo fatta, la torta zebrata. Quella torta nasce proprio come elemento di sofficità e di morbidezza e di sessualmente attrattivo, ha proprio il fatto che il burro viene montato con lo zucchero, perché il burro ha una cosa che l'olio non ha, che ha è appunto questa emulsione sua naturale che appunto permette di essere montato, mentre l'olio diciamo in linea di massima no, anche se l'olio si può comunque apriamo tanti capitoli. Quindi ragazzi, in linea di massima si può sempre sostituire. Stessa cosa dello strutto, quando voi mi vedete usare lo strutto, ok, 100 grammi di strutto, sostituitelo con, in questo caso, 100 grammi di olio, perché quelli sono grassi in uguale misura. È ancora più facile, diciamoci. In ogni caso ragazzi, voi non esitate quando voi vedete qualche nostra ricetta, come già del resto fate, a scrivercelo giù. Per esempio, io uso lo strutto, comunque solo posso sostituire lo strutto. Noi comunque vi risponderemo, però già così con questo video già qualche dubbio ve lo potete togliere, potete magari già realizzare una ricetta senza aspettare che noi magari rispondiamo, ecco. Allora, e ancora poi io direi di affrontare quest'ultima questione, che insomma è bella tosta, sul lievito di birra. Ok, un'altra domanda diciamo frequentissima: ma lievito di birra in diciamo secco, disidratato o quello fresco? O quello diciamo fresco? Ragazzi, sono esattamente la stessa cosa. L'unica cosa che diciamo differisce appunto che in uno l'acqua non c'è e nell'altro l'acqua non c'è. Quindi certe volte mi è capitato di sentire anche qua su YouTube stesso: ah, il lievito secco lo digerisco, il lievito secco di birra lo digerisco, quello fresco no. È una cosa strana, perché fondamentalmente sono la stessa identica cosa. Come utilizzarli, sia quello secco o quello? Considerate che 7 grammi di lievito secco corrispondono a 25 grammi di lievito fresco. Quindi ragazzi, non vi spaventate quando vedete che so che un cubetto di lievito fresco è di 25 grammi, perché in realtà è la stessa cosa di quando utilizzate una bustina da 7 grammi. Ed è la stessa cosa quando magari vedo alcuni video magari un po' sensazionalistici, dico faccio la pizza con soli 5 grammi di lievito. Gliel'hai messo tanto. Quindi ragazzi, dovete più che altro capire
che cosa state utilizzando. Allora ragazzi, possiamo fare così, sul lievito ci sarebbe tantissimo da dire. Da dire anche su come utilizzarlo, se mettere l'acqua calda, tiepida, sale, ci sono addirittura pure alcune leggende metropolitane legate al lievito di birra. Magari possiamo fare così, se è un argomento che vi interessa scrivetecelo sempre giù nei commenti, anche in questo caso sotto giù nei commenti di questo video, sì. E così noi faremo tutto un video. Ci stai, Antonio? Io ci sto. Voi ci state? Tutto un video dedicato al mirabolante e sessualmente attrattivo lievito di birra. Ma sai cosa ho pensato? Questa la butto là, sempre tra i commenti, velocissima come idea. Moltissimi di voi ci chiedete, lo so che sembrerà, ma come fate a foderare le teglie? Ecco, ragazzi, non è così banale. Infatti, no, ragazzi, ecco, ti assicuro che non mentre è. Magari occorre esperienza. Mentre per alcune cose appunto sono un po' più intuitive, mentre per foderare bene una teglia con della carta forno è un'arte. Dì quanto tempo ci stiamo, Antonio? Con le misure precise, un bel po'. Anche perché, per esempio, che so, fate una cheesecake quando mettete la carta forno attorno e se non la mettete male ci fa tutte quelle righe che io righe odio. Orrende. Ovviamente qui ci sono dei piccoli e semplici accorgimenti, ma qui ci vorrebbe un video ad hoc. Perché questo di qua, anche se noi ve lo spieghiamo alla voce, non saprebbe. Non rende. Allora lo volete vedere? Il video su come foderiamo. Un bel tutorial su come foderiamo le teglie. E lo possiamo fare bello particolare questo video, magari foderando diverse tipo che certo, c'è uno stampo da plum cake, uno stampo rotondo. Se la fai pro. Allora ragazzi, noi speriamo veramente di essere... scrivetecelo giù, scrivetelo nei commenti, speriamo di esservi stati utili con questi, insomma, magari qualche piccolo dubbio, magari a qualcuno qualche piccolo dubbio l'abbiamo. Oltretutto, se volete approfondimenti, quindi scrivete. Noi siamo qui for you. Mi raccomando, seguiteci anche nei nostri social network, ovvero Instagram e Facebook, soprattutto su Instagram magari possiamo rispondere in direct ai vostri dubbi. Ecco, per esempio, a moltissime di queste domande che insomma di suggerimenti che vi abbiamo mandato in questo video, spesso ci vengono chiesti nei direct, ecco, di Instagram. E noi siamo lì pronti a rispondere, pronti, svegli e allegri a rispondere. In questo video invece dovete dare tantissimi pollici in su, like, se vi è piaciuto, perché magari vi ha fatto schifo questo video. Se vi ha fatto schifo, pazienza, e penseremo a qualcos'altro. A parte gli scherzi, ragazzi, vi diamo un grande abbraccio, un grande bacio e vi diciamo ciao alla prossima. Ciao.